Vengono comunemente chiamati bagnini, in realtà con ombrelloni e sdraio poco hanno a che fare. Hanno una vistosa maglietta rossa e chiamiamoli con il loro giusto nome. Sono gli addetti al salvamento, i nostri angeli custodi sulle spiagge. Uomini e donne formati ed addestrati che con la loro presenza, laddove ci sono, garantiscono nel rispetto delle regole che le nostre ore passate al mare trascorrano in sicurezza, a patto che però li stiamo a sentire. Quella che sta per terminare su tutto il nostro littorale è stata una stagione molto impegnativa per loro e non sono mancati interventi di particolare complessità in cui si sono dovuti cimentare. Difficile perché i bagnanti non sempre conoscono i divieti, non sempre riescono a carpire quelli che sono i rischi e veramente le cose che sono pericolose da fare in spiaggia e in mare, e spesso chiaramente i bagni di salvataggio si ritrovano a gestire situazioni anche complicate. Sono lì per noi, ribadiamo, per garantire la nostra sicurezza, e a diverse persone hanno salvato la vita evitando il peggio. In altri casi il mare ha voluto, come ogni anno, il suo triste contributo in termini di vite umane, e per questo che la prevenzione diventa ancora una volta di vitale importanza. Carico di responsabilità, con tante competenze alle spalle, e purtroppo, e dico veramente purtroppo, il è visto spesso come una rottura di scatole, perché fischia, perché vieta di fare le cose, ma in realtà lo fa non perché gli fa piacere farlo, perché vuole rovinare la vacanza a qualcuno, ma perché ci tiene e gli preme che le persone siano in sicurezza e non rischino la vita, e tantomeno lui. Ma per loro, che mettono a rischio la propria vita per la nostra incolumità, non sono tutte rose e fiori, anzi, spesso i loro nemici principali non sono i marosi o le sfortunate coincidenze, ma le stesse persone alle quali dedicano il loro lavoro, che non comprendono appieno il fondamentale ruolo dell'addetto al salvamento. Sì, perché il bagnino di salvataggio non è un pubblico ufficiale, ma ricopre comunque una funzione di pubblica necessità. Chi insulta o eccede nei toni si espone quindi a rischio di sanzione. La tutela del bagnino è una battaglia alla quale la Società Italiana di Salvamento da tempo si sta dedicando. Direi di sfruttare questa giornata per riproporre un invito alla balneazione di rispettare la figura del bagnino salvataggio, di rispettare le regole, di rispettare i consigli, anche perché poi un piccolo episodio che è successo, ho sentito anche di qualche bagnino che fa fatica a far rispettare le regole anche più semplici, come potrebbe essere portare un cane in spiaggia o cose di questo tipo. Un'ordinanza balneare c'è, ci sono delle leggi da rispettare, da seguire per garantire la sicurezza, e vanno rispettate.